Le televisioni nazionali, mai sazie di frequenze, non ne parlano, ma c'è una notizia importante che dobbiamo dare a tutti i nostri telespettatori che ci seguono sempre con grande affetto. In queste ore c'è in gioco l'esistenza di moltissime televisioni locali che nulla possono fare contro una mattanza commissionata ad hoc dal governo nelle vesti del ministro Corrado Passera, super manager super pagato che con regole inaccettabili ha avviato il procedimento di spegnimento delle televisioni locali per lasciare spazio alle compagnie telefoniche che dal 1 gennaio 2013 entreranno in possesso delle frequenze dal 61 al 69. Nella giornata di giovedì sono stati trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, a tutte le emittenti i cluster per le operazioni di spegnimento degli impianti e transizione, in attuazione della delibera AGCOM 265-12 CONS e dei bandi pubblicati lo scorso 5 settembre, che riguarderanno solo i soggetti titolari di frequenze non pianificate, nonché i soggetti che si collocheranno in posizione non utile nelle graduatorie delle procedure dei bandi. Si attende ora la pubblicazione delle graduatorie regionali che dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì 3 dicembre. Ebbene sì, la vita delle emittenti locali come Televalassina è quanto mai appesa ad un filo, con regole assurde imposte dal Ministero che ha imposto alle singole aziende le emittenti con cui consorziarsi in un'intesa obbligata senza tener minimamente conto della libertà di impresa e delle strategie aziendali. In poche parole, il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso a priori quali saranno le emittenti che dovranno sparire e che non arriveranno a Natale insieme a tutti i dipendenti che le compongono. E questo grazie anche al contributo o alla totale indifferenza di tutti, ma proprio tutti, i nostri politici locali, regionali e nazionali, parlamentari o senatori. Il conto alla rovescia è iniziato, vi terremo informati.